Allora, eccoci con la nostra breve lezione su Lévi-Strauss e lo strutturalismo. Questa è una breve presentazione in cui toccheremo argomenti di questo importantissimo antropologo che poi riprenderemo più avanti. Quindi è una sorta di introduzione sui principi fondamentali dello strutturalismo e del lavoro dell'antropologo francese Claude Lévi-Strauss. Allora, iniziamo con dire che appunto Lévi-Strauss è stato il più importante antropologo di questo filone, insomma, di questa linea di ricerca chiamata strutturalismo. Ora, noi già abbiamo visto l'impostazione del funzionalismo con l'opera di Malinowski. Abbiamo potuto vedere come per il funzionalismo in antropologia l'importante era quella di andare a scoprire o a definire il significato di alcuni riti e ritualità. In particolare abbiamo visto l'esempio della culla di Malinowski nelle isole Trobriand, dove il significato era di tipo più economico e sociale, al di là dell'apparenza del rito stesso. Quindi, mentre il funzionalismo va a cercare, ecco, il significato pratico magari di una ritualità, di un rito, lo strutturalismo cerca di individuare le strutture, appunto da qui il nome strutturalismo, sociali che sono ricorrenti e universali alla base dei comportamenti sociali umani di tutte le culture. Cioè, quello che fa lo strutturalismo è di cercare quegli elementi alla base di tutte le culture. Sapete, abbiamo visto fino ad ora, anche con la definizione del concetto di cultura, come ogni cultura sia diversa dall'altra, come ogni cultura sia da considerare nello specifico del contesto dove si sviluppa Boas, nella sua evoluzione come definizione generale, Taylor, in termini evoluzionisti, ecco anche Morgan. Adesso con lo strutturalismo siamo alla ricerca di queste basi che sono ricorrenti, cioè presenti in tutte le culture. Esistono delle cose presenti in tutte le culture, anche considerando la diversità di queste culture stesse. Allora, lo strutturalismo e Lévi-Strauss studiano i rapporti di parentela. La parentela, ecco, è una cosa presente in tutte le culture, ma tale parentela ha forme diverse da cultura a cultura. Cioè, dobbiamo immaginare che come sono organizzate le parentele non è sempre stato come lo sono ora e nella nostra cultura occidentale. Il problema dell'antropologia, quindi, breve introduzione a questo argomento che sarà ripreso più avanti, è cosa distingue l'uomo dagli animali, qual è la differenza tra natura e cultura. Allora, questi sono argomenti, soprattutto al secondo, come dire, ancora aperti nell'ambito della ricerca sia sociologica sia antropologica. Mentre abbiamo visto qualcosa sulla distinzione dell'uomo tra l'uomo e gli animali nella presentazione su Taylor, laddove si era identificato nella capacità di creare civiltà e cultura la specificità dell'essere umano. Vediamo come interpreta ciò lo strutturalismo. Allora, lo strutturalismo mette in luce, studiando i rapporti di parentela, questa particolarità di creazione di rapporti che dipendano dal matrimonio. Questi rapporti si aggiungono a quelli naturali di filiazione, genitori-figli, consanguinità, fratelli. Quindi i rapporti che nascono dal matrimonio sono diversi e, come dire, specifici specifici all'uomo, e si aggiungono o comunque vanno di pari passo con quelli naturali di filiazione. Quindi un figlio è naturalmente collegato a un genitore, così come un fratello, ma il rapporto di matrimonio è specifico dell'uomo. Questi tre tipi di rapporto che dipendono dal matrimonio, di filiazione e di consanguinità sono a base dell'atomo di parentela. Cioè, Claude Lévi-Strauss parlava di atomo di parentela considerando appunto i rapporti che sono prettamente di filiazione, quindi un figlio e un genitore, quelli di consanguinità, i fratelli sono consanguinei, e quelli del matrimonio, che abbiamo detto è specificità dell'essere umano.
Altra slide e basta, in cui brevemente raccontiamo la specificità dello strutturalismo. Quindi questo studio dei rapporti di parentela in diversi popoli del mondo è servito per individuare il passaggio dalla natura alla cultura, altro tema fondamentale. E gli strutturalisti e Levi-Strauss usavano un metodo abbastanza rigido, abbastanza preciso, di stampo logico-matematico. Questo è il metodo dello strutturalismo. La ricerca degli elementi alla base delle diverse culture umane, come la parentela e i miti. Allora, abbiamo detto all'inizio che lo strutturalismo va alla ricerca di quelle basi tipiche di tutte le culture umane, da quelle cosiddette primitive, secondo gli evoluzionisti, a quelle moderne tecnologiche occidentali, a quelle magari animiste dell'Africa o a quelle ancora tribali del Sud America. Qual è la base che può essere ricondotta a una linearità, cioè quali sono le cose che ritroviamo in tutte queste culture che sono simili o uguali? Quindi Levi-Strauss fece un grandissimo studio sui miti, che qui non approfondiremo, ne parleremo in seguito, molto interessante. Quindi parentela e miti, come in tutte le culture troviamo dei miti, in tutte le culture troviamo una forma di parentela, ok? Quindi la parentela è una costruzione culturale, diceva Levi-Strauss, tipica di ogni cultura e con diversi significati, ma con leggi universali presenti in tutte le culture. Allora ecco quindi che la parentela è presente in tutte le culture, però ha forme diverse perché dipende dalla cultura stessa dove è inserita. Cioè, per esempio, come è organizzata la parentela in una società occidentale è diversa da come è organizzata in una società, possiamo dire, che vive appunto ancora a livello tribale, una società, una comunità che vive nella giungla dell'Amazzonia, per fare un esempio. Ok, andiamo a vedere quindi come, mentre la costruzione della parentela ha aspetti culturali, anche se è tipica di ogni cultura, però ci sono delle leggi universali che sono presenti in tutte le culture, cioè c'è qualcosa presente in tutte le culture. Cos'è questo qualcosa? Che è l'approdo, l'arrivo degli studi di Levi-Strauss e dello strutturalismo. Le più importanti di queste sono la legge, il tabù dell'incesto e l'esogamia. Allora, il tabù dell'incesto è presente in tutte le culture, in tutti gli atomi di parentela, in tutte le organizzazioni di parentela è presente il tabù dell'incesto, che siano popolazioni cosiddette primitive dell'Amazzonia, che siano popolazioni dell'Australia, ad esempio gli aborigeni, che siano culture occidentali o dell'Europa o degli Stati Uniti d'America, o che siano popoli orientali, taoiste della Cina. Voglio dire, qualsiasi cultura e organizzazione di parentela ha il tabù dell'incesto e, in maniera direi leggermente diversa, è presente anche l'esogamia. Cosa vuol dire esogamia? È la differenza con endogamia. Allora, eso è fuori, endo è dentro. Nel senso che esogamia è la regola che impone il matrimonio al di fuori del gruppo, clan o famiglia di appartenenza, mentre l'endogamia è quella regola che impone le unioni interne al gruppo di appartenenza. Quindi l'esogamia è una regola presente in quasi tutti i rapporti, gli atomi di parentela in quasi tutte le culture, perché con l'esogamia si ha la possibilità di stabilire rapporti e alleanze che fanno vivere, sopravvivere il gruppo sociale, cioè il gruppo sociale si amplia così, quindi c'è un significato sociale, nonché un significato biologico, perché a livello biologico la differenziazione è un aspetto che permette anche la continuità della specie. Inoltre, chiaramente l'esogamia elimina il rischio di sviluppare, di avere comunque una prole, una discendenza con problemi e malattie varie che sono tipiche delle unioni tra consanguinei. Quindi, per chiudere, Levi-Strauss, questa breve introduzione, Levi-Strauss ha individuato con il metodo dello strutturalismo, la struttura alla base di tutte le culture nel tabù dell'incesto e nell'esogamia.